Ma bella a tutti signori Fratta e benvenuti in questo nuovo video del Fratta Motor Club. Oggi siamo qui dopo veramente tanto tempo con una nuova serie. Siamo qui in questa nuova serie, non vi posso negare che è da parecchio che volevo lavorare una serie del genere, infatti lo potrà confermare Luca, che tante volte ha detto vado a vedere un mezzo, ho trovato un mezzo e poi non ho mai fatto un cazzo. Oggi invece qui sotto, proprio qui davanti, abbiamo un mezzo da cui partirà il restauro. Ma prima di parlare del restauro parliamo di chi mi aiuterà ed è presente oggi. Direi di partire da il più giovane che c'è qua in mezzo, nonché il nostro primo supporter del canale, che un giorno ero su Instagram e mi ha scritto sei Mario del Fratta Motor Club, non si sa come sia uscito. Quindi diamo la benvenuta a Michele. Salve. Michele, il più giovane. In più avremo anche il buon Fillo, che purtroppo a causa di traffico arriverà leggermente dopo, ma lo vedrete comunque all'opera sulla Vespa. Ovviamente vi lasciamo i link dei loro profili Instagram qua sotto in descrizione. Quindi, detto questo, io direi che possiamo scoprire il mezzo. Abbiamo qua una Vespa PK50 XL Rush del 1987, da quello che mi è stato detto leggendo il libretto. E cosa andremo maggiormente a fare, direi, in questo video? Intanto ad abbellirla già un po', tipo a levare sto portapacchi, a levare sto coso e a fare i primi lavoretti, anche a vedere quello che ci sarà da fare. Quindi ora godetevi un paio di riprese mentre lavoriamo. Abbiamo già, levando il portapacchi, visto che come si può chiamare? Sottosella? Tecnico, sì, sottosella. Tocco di plastica. Tocco di plastica del sottosella risulta spaccato, però con un po' d'attack si aggiusta tutto. Niente, ora andando avanti abbiamo anche rimosso lo specchietto, o meglio Fillo che è arrivato ha rimosso lo specchietto. E ora principalmente sappiamo che c'è da regolare il cavetto del gas, perché come potete vedere se acceleriamo non ritorna meno indietro, rimane anche un po' aperto. E poi inizieremo un po' a vedere, perché anche per una cosa che vedrete in futuro, che si può immaginare vedendo le situazioni di carrozzeria di questa Vespa. Ho già spoilerato troppo. Bene ragazzi, direi che per questo primo video di questa serie è tutto. Come avete visto abbiamo levato lo specchietto, abbiamo levato il portapacchi, abbiamo già iniziato a levare le pedali dove sotto si sapeva che si trovava un po' di ruggine come quasi tutte le Vespe. Abbiamo levato i copricerchi orrendi e ora nel secondo video vedrete proprio lo smontaggio completo della Vespa. Ve lo dico nel prossimo video. Quindi io ovviamente ringrazio Michele e Filippo che mi hanno dato una mano e che vedrete anche negli altri video. E detto questo vi ricordo di iscrivervi, lasciare un bel mi piace, attivare la campanellina e commentare per sapere cosa ne pensate di questo progetto. Vi ricordo inoltre che qua sotto potete trovare i link ai nostri profili social, sia privati che del canale, e inoltre il link del profilo di Michele e Filippo.
Detto questo, un saluto dal Fratta Motor Club.